Nel 1988 Gianni Agnelli diceva questo: «Noi fabbrichiamo automobili, le fabbrichiamo in Italia e rappresentiamo Torino». Una frase che incarna l'eccellenza dirigenziale del nostro paese in un periodo in cui il nostro contesto economico era in salita. Ma non perché fosse difficile, ma perché si potevano fare un sacco di cose e anche un sacco di soldi. Ma le cose sembrano essere cambiate per il settore automobilistico italiano. E anche di molto. I tempi in cui la Fiat sfornava 2 milioni di auto l'anno sono finiti. Oggi la multinazionale Stellantis in Italia ne produce meno di 500.000. Il nostro settore automotive, un tempo fiore all'occhiello dell'industria tricolore, oggi possiamo dire che guida affari spenti, mentre paesi come Francia, Germania e persino Spagna sembrano avere una strategia molto più strutturata, soprattutto in vista dello stop per le auto a diesel per il 2025. Da noi il declino viene canonizzato con la crisi della Magneti Marelli, gioiello della componentistica, ma la chiusura di questo impianto sembra solo il primo di una lunga serie che colpirà tutto l'indotto. Si tratta di 450 imprese e 73.000 posti di lavoro. E com'è possibile questo? Ancora oggi la Stellantis fa un sacco di soldi e storicamente il nostro paese dà agli Elkan Agnelli un sacco di soldi. Quindi come mai gli stabilimenti chiudono e un intero settore ad alto valore aggiunto si sta spezzando a metà? Anzi, è bello che è sfasciato. Vediamo al volo questa bella storia. Una storia di famiglia, una storia di globalizzazione, una storia che è il retrogusto napoletano del chiagnere e del fottere. Sigla! Cos'è oggi Stellantis? Stellantis, multinazionale con quasi 270.000 dipendenti e fatturato per quasi 200 miliardi, è controllata dalla Exor, holding finanziaria controllata dalla famiglia Agnelli. Non a caso il presidente John Elkann, erede designato proprio dallo stesso nonno Gianni. Importante notare che la Exor controlla molte altre cose oltre la Stellantis: la Ferrari, la Iveco, il gruppo Economist, la Juventus, come dimenticarlo, e ovviamente il gruppo Gedi, dove troviamo la Repubblica, Huffington Post e altre testate. Quindi se mai vi chiederete come mai la Repubblica, che appena c'è qualcosa che non va per il paese, sfascia i maroni dall'inizio alla fine e non parla mai degli Elkan, degli Agnelli, della Stellantis. Quindi, la holding di Exor, e di conseguenza la Stellantis, è di origine italiana perché è una vera casata nobiliare italiana a gestirla, ma questa superazienda è ben lontana dall'essere italiana. È una società quotata in Olanda, con sede fiscale a Londra, con una dirigenza operativa francese, l'Italia invece è sempre di meno. Cosa contraria al vecchio spirito della dirigenza Agnelli, legata non solo all'Italia nel trasformarla in una delle più importanti industrie manifatturiere d'Europa, ma proprio alla città di Torino. Guardate, esattamente come per Berlusconi, Milano. Non a caso c'hanno le squadre, no? È anche una cosa del tipo i nobili locali con i loro colori, è una roba del genere. Ma nella fase finale dell'avvocato, la famiglia Agnelli comincia a sganciarsi dall'Italia. Tra l'altro questo avvitandosi in un processo di impoverimento e di decadenza culturale abbastanza evidente, e lo fanno appunto cercando di trasformare l'azienda in un colosso finanziario globale. La prima fase di sgancio arriva negli anni 90, quando la Fiat inizia a delocalizzare in molti paesi come Polonia e Romania. Si trattava di una mossa per cercare di riparare a situazioni non brillantissime, per esempio pochi modelli nuovi. Dall'88 al 93 la Fiat non aveva sfornato nulla di nuovo, ma soprattutto nel 93 c'era stato lo smantellamento delle ultime barriere alla circolazione di merci nella comunità europea. Quindi arrivava la concorrenza senza scudi protezionistici. A questo si aggiunsero molte altre scelte sbagliate, per esempio il treno mancato per il diesel moderno o la super criticata Fiat Palio. La delocalizzazione all'Italia non causa soltanto una emorragia produttiva, la perdita di un sacco di posti di lavoro, ma la Fiat non dà neanche i risultati sperati. E appunto poi nel 2003, con la morte dell'avvocato, la situazione per l'azienda è bella che angosciante. Ed è allora che Marchionne, che io da ragazzino era un nome che sentivo costantemente nelle discussioni al telegiornale, si parlava solo di lui, viene chiamato per, diciamo, cambiare il destino dell'azienda, risolvere la situazione. E Marchionne decide di seguire la ricetta dell'erede designato, appunto John Elkann. E la ricetta è la delocalizzazione. Sulla ricetta Marchionne scrive Paolo Mossetti: nell'arco di 10 anni, a partire dal 2004, la strategia di risanamento di Marchionne si sviluppa in modo spietato su due sponde. Da un lato la drastica riduzione dei costi di produzione, i tagli al personale, l'aumento delle ore di lavoro, i ricatti, le pause pranzo posticipate, la repressione dell'esuberanza sindacale; dall'altro l'espansione verso nuovi mercati attraverso l'assalto all'americana Chrysler, venutagli in fretta e furia dall'amministrazione. I risultati sono innegabili. La nuova FCA riesce a farsi largo nel mercato americano, compensando così la stagnazione di quello italiano. Marchionne trasforma la Fiat in un'azienda globale.
Quindi la Fiat globalizzava e se ne batteva dell'Italia, e questo aveva causato un'enorme reazione non soltanto tra i sindacati, proprio i lavoratori, ma anche in tutto quanto l'elettorato. Capirete, è anche un po' antipatico sapere che i soldi delle tue tasse vengono dati a un'azienda che vuole togliere posti di lavoro, delocalizzare, non investire più in Italia. Non è simpaticissima come cosa. Allora, per rassicurare i politici che gli danno i soldi, l'elettorato che li vota, i sindacalisti che fanno casino all'interno degli impianti, nel 2010 la Fiat annuncia il meraviglioso piano della Fabbrica Italia, un gigantesco piano di investimenti in cui la FCA, la Fiat, avrebbe investito in Italia appunto una cosa come circa 20 miliardi di euro, praticamente un piano Marshall. E quindi domanda, lo faranno davvero? La risposta ovviamente è no. 2 anni dopo, la Fiat si rimangia ogni parola. Anzi, la Fiat di Marchionne dichiara pure che probabilmente uno o più dei 5 impianti rimasti verranno chiusi. Questa è la definitiva rottura tra la Fiat e il resto del paese. E attenzione, all'epoca, nonostante il periodo, la Fiat non era più in crisi, ne erano usciti. Nel 2011 avevano chiuso con un bilancio da 60 miliardi, con 2 miliardi di utili netti e in cassa, proprio in liquidità, 20 miliardi di euro. Quindi alla fine ce li avevano pure i soldi per fare questo famoso piano Marshall, i bastardi. Da lì in poi i risultati della FCA, della Fiat Chrysler, saranno ancora più evidenti e questi verranno ovviamente celebrati da tutti i giornali asserviti a loro come il grande trionfo dell'imprenditoria italiana. Ma come fa notare Mossetti, questa vittoria fu qualcosa di un po' diverso. Una vittoria che ha portato al risanamento di un'azienda commercialmente ferma e che sembrava destinata al fallimento. Questo però ha avuto costi umani altissimi, nonché la perdita del senso di appartenenza della classe operaia al suo gruppo industriale storico in un contesto di stagnazione economica e culturale che si protrae da 20 anni. Quindi hanno effettivamente salvato l'azienda, ma non è più l'azienda che doveva essere. Non è più l'azienda che dà lavoro agli italiani, non è più l'azienda che è cresciuta con e grazie agli italiani, non è l'azienda che dà lustro e potere all'Italia, non è l'azienda italiana che ci tiene agli italiani. È una normalissima azienda e le banali aziende vogliono fare una sola cosa, chiavare. Ora, la rottura del rapporto storico tra azienda capitalista e collettività che la finanzia per pane e lavoro è esemplare. Di fatto per anni l'azienda veniva sì foraggiata dallo Stato, ma al tempo stesso questa comunque assumeva lavoratori e pagava le tasse, ma poi le cose sono cambiate. E nell'ultima fase della famiglia Agnelli alcuni analisti considerano il fatto che fossero mancati al loro ruolo di capitalisti a beneficio del loro territorio di riferimento, l'Italia appunto. Ma il fatto che avessero smesso di investire in Italia 20 anni prima dell'arrivo di Marchionne arriva in realtà questo da un'altra serie di errori, oltre quelli che ci siamo detti prima. Gli Agnelli infatti cominciarono a investire in molti settori, energia, costruzioni, comunicazioni, e questi investimenti non solo non hanno dato i risultati sperati, ma al tempo stesso hanno tolto il focus all'industria dell'automotive, proiettandoli molto indietro rispetto ai competitors. E quando era giunto il momento di investire in innovazione per recuperare, i signori hanno preferito non farlo. Perché a quel punto l'obiettivo degli Agnelli non era più quello di creare una bella azienda, dei bei prodotti, farci anche sopra un sacco di soldi, sostenendo il paese. Il loro obiettivo era appunto quello di chiavare e di conseguenza cavalcare la globalizzazione. E quello che sarà poi sarà ancora meglio. O ancora peggio, decidete voi. Quindi gli Agnelli e Elkann, dopo aver fatto grazie a noi un sacco di soldi, hanno deciso di abbandonare questo paese pulcioso per fare molti altri soldi. E se per caso volete fare la stessa cosa, avrete bisogno di 3 cose. Una montagna di denaro, la stessa delicatezza di un rutto tirato nell'androne e soprattutto sapere l'inglese. Ed è per questo che capita Fagiolo, lo sponsor di oggi. Cambly, la piattaforma di e-learning disponibile su PC e app mobile, dove è possibile potenziare il proprio inglese facendo lezioni con un tutor madrelingua. Ce ne sono 10.000 tra cui scegliere, perché il metodo migliore per imparare una lingua è parlandola, cioè proprio immergendosi dentro, e appunto con Cambly avrete l'occasione di parlare con della gente in inglese, perché appunto sono dei madrelingua inglese, quante volte vorrete. Infatti la forza di Cambly è la personalizzazione. Per esempio possiamo fare lezioni o da soli o in gruppo, e possiamo farle quando ci pare, essendo il servizio disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza considerare che possiamo scegliere i nostri tutor per l'accento o per il nostro argomento specifico. Che infatti è utile se dovete andare all'estero per studio o per lavoro, così potete allenarvi sulla vostra cosa.
E se dovete partire da zero, no problem, perché Cambly offre una lunga serie di corsi base, o al contrario, corsi specifici su temi come cinema, business, ambiente, lavoro, oppure percorsi importanti come lo IELTS o il TOEFL. E questo è un mese figo, perché se per caso utilizzerete il mio codice JO03 utilizzando il link qua sotto in descrizione, avrete il 50% di sconto su tutti quanti gli abbonamenti annuali, e così potrete cominciare a partire da 4,99€ a lezione. Toh, vi metto qui il QR code, di nuovo il 50% di sconto più una prova da 30 minuti a soltanto 1€ nel caso voleste provare prima di comprare. Fatto, preso? Perfetto, dai. Come al solito, se la cosa vi interessasse, il link è qua sotto in descrizione. Cambly, perché l'inglese è importante. Quindi a un certo punto la Fiat Chrysler si fonde con la Peugeot, da lì la Stellantis, dominata appunto dalla Exor, controllata da John Elkann. Da quel momento in poi si velocizza lo smantellamento degli impianti qui in Italia, di fatto anche smantellando l'intero settore automobilistico italiano. La cessione della Magneti Marelli ai giapponesi e la chiusura di diversi stabilimenti, anche la chiusura dello stabilimento della Maserati a Grugliasco, anche quello un duro colpo, oppure la cassa integrazione di Mirafiori a fine dell'anno scorso, promessa di uno stop alla produzione, ecco, questi qua sono solo alcuni dei più recenti passaggi in cui l'Italia ha perso un intero settore. O meglio, quello dell'automobile in Italia smette di essere un settore autonomo. Con una filiera sistemica, organizzata, radicata, si perde un gigantesco know-how sulla produzione, sulla componentistica, e non a caso faceva tutto questo bel produttone un fiore all'occhiello dell'industria italiana. Perché occhio, il punto è anche questo. Non si tratta soltanto della perdita di un numero gigantesco di posti di lavoro, quindi del trauma, del casino, o se volete dell'affronto culturale, se vogliamo, di un'azienda che è cresciuta grazie agli italiani, che spezza il rapporto con la collettività. C'è anche un altro danno. Perché un settore ad alto valore aggiunto come questo, dove non solo eravamo fortissimi, eravamo tra i più forti al mondo, che questo venga smantellato attivamente dai privati soltanto per l'avarizia di una holding, è un danno strategico gigantesco per il paese. Gli indotti sono collegati tra di loro, viene sabotata la nostra capacità industriale, il nostro know-how che potrebbe essere applicato in mille altri settori, ma per dire dalle grandi opere alla difesa. Questo è un sabotaggio che colpisce sistematicamente il nostro paese, e la cosa figa è che i nostri governi li hanno pure aiutati. Grugliasco e Mirafiori sono il dito, la luna sono le grandi dinamiche che hanno promosso lo spostamento dell'interesse di Stellantis verso l'asse tra la dirigenza francese e la finanza americana, a cui Elkann mira ad agganciarsi anche sulla scia della presenza dei marchi americani già all'interno del gruppo. E infatti da qui in poi pochissimo verrà fatto in Italia. Per dire, il progetto delle Gigafactory delle macchine elettriche sarà soltanto una in Italia, a Termoli. Per le batterie Stellantis invece collaborerà soltanto con la francese Orano. Proprio con i francesi, proprio con il governo francese, Stellantis in questo periodo sta investendo tantissimo. Per esempio, una delle preoccupazioni recenti del governo francese è quello di rivoluzionare il polo di Dunkerque. Dunkerque è esattamente quel posticino in Francia diventato famoso durante la Seconda Guerra Mondiale per appunto evacuare tutti quanti gli inglesi, lì poi attraversare la Manica. Ecco, oggi quel posto è un buco di culo, è sostanzialmente un centro minerario impoverito, non c'è niente. L'idea del governo francese è trasformare quel posto buco di culo in un polo europeo per le batterie. E lo faranno, sapete con che cosa? Con gli investimenti della Stellantis. E ricordo che noi in Italia abbiamo l'Ilva, abbiamo Taranto, abbiamo un sacco di posti buchi di culo che potrebbero trasformarsi nel polo incredibile, nerchione, fantastico, europeo, tecnologico. Ma i nostri imprenditori dicono no, voglio andare da un'altra parte. Sempre parlando di sabotaggi, tragedia sfiorata nel 2021. L'unica vera azienda presente nel paese che mantiene ancora una catena di valore strategico di veicoli a motore quasi interamente italiana è Liveco. Ecco, Stellantis era un passo dal venderla ai cinesi, e in Italia si continuano a produrre meno automobili. Se la Germania ne produce circa 3,3 milioni, la Spagna 1,7 milioni e la Francia quasi 1 milione, noi in Italia ne facciamo 470.000, nell'89 ne facevamo 1,970.000, una decrescita trentennale di quasi il 70%. Il sabotaggio è chiaro, come l'abbandono è consapevole ed esplicito da parte degli Elkann Agnelli. Però se è vero che gli Agnelli ci stanno sabotando prendendoci i soldi, perché fattualmente possono farlo, non credo sia una cosa di cattiveria, semplicemente possono farlo e lo fanno, è anche vero che i nostri governi per un sacco di tempo non si sono mai interessati a entrare in gioco o comunque fare qualcosa per entrare nei trend di produzione e innovazione. Per esempio, come si sta comportando questo governo qui, il governo degli italiani, della Meloni, del Made in Italy, del parmigiano, del pistacchio di Bronte? Come immaginerete, è una situazione grottesca.
Da un lato la Meloni fa posturing, batte pugni sul tavolo dicendosi pronta a entrare nel capitale di Stellantis. Dall'altro però, da parte del governo, pare esserci uno strano asservimento, addirittura psicologico, nei confronti degli Elkan, come per esempio quello del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Infatti, a quanto pare, il ministro è super convinto di una cosa che gli hanno detto quelli di Stellantis, e quelli di Stellantis gli hanno detto che, se per caso noi italiani gli diamo altri soldi, loro sicuramente porteranno la produzione di macchine elettriche qui in Italia superiore al 1 milione di unità. Cioè, noi facciamo fatica ad arrivare al 500.000 di unità in Italia, di macchine tutte, non ci arriviamo neanche. Adesso all'improvviso, se gli diamo altri soldi, sicuramente arriveremo a più di 1 milione di auto elettriche. Sembra che lo stiano prendendo per il culo, c'è proprio un gusto che ridono a cena da soli. E poi gli ho detto sta cazzata, cioè... Il governo parla con Stellantis, discutono, si dicono un sacco di cose, sta di fatto che però 2 mesi dopo gli incontri la Meloni è andata in Serbia a celebrare un'altra delocalizzazione. È infatti a Belgrado che si farà poi la Panda elettrica. Insomma, ci sono i rapporti, ma non si capisce in che modo questo governo voglia imporre o voglia convincere Stellantis a produrre qui in Italia. Sembra che per adesso la soluzione sia quella degli ultimi 70 anni, ossia dargli dei soldi. Dal 1975 il nostro paese ha dato agli agnelli la cifra spettacolare di 220 miliardi di euro. Sono 30 anni che delocalizzano, che chiudono impianti da noi, che vanno a fare in culo a tutt'altra parte, dovremmo dargli altri soldi! Anche perché poi loro li chiedono, loro ci chiedono i soldi, anche perché male che vada, diciamo di no. Cioè, alla fine, ogni volta che hanno chiesto i soldi, glieli abbiamo dati. E il nostro governo, che giustamente è il governo del Made in Italy, il governo degli italiani, il governo contento che il nostro contributo alla conquista dello spazio sono gli spaghetti nel tubo, dirà: ma certo, signori Elkan, ecco qua altri 200 miliardi, mi raccomando, non fate la stessa cosa che fate da 30 anni esattamente allo stesso modo, questa volta ci fidiamo, ma certo signora, sparabam! Poi, dal punto di vista della famiglia Elkan, degli Agnelli, certo, questa casata sta trasformandosi in un colosso di potere economico-finanziario pazzesco. John Elkan segue due direttrici principali. Una riguarda una montagna di investimenti che hanno poco a che vedere con le automobili, roba con grandi prospettive di rendimento futuro. Per esempio nell'oro, che a sorpresa è tornato a crescere, anche perché sono anni di incertezza, quindi via di investimenti in Africa e in Alaska. Oppure tecnologia, investimenti in aziende come Tesla o l'intelligenza artificiale, oltre che diversi miliardi in investimenti nelle compagnie farmaceutiche. La seconda direttrice invece punta alla globalizzazione. In fondo, centinaia di miliardi di dollari di una multinazionale devono avere una classe dirigente multinazionale, con tutta l'eccellenza che questa può offrire. Quindi la Exor, se oggi ha come presidente l'indiano-americano Nohria, decimo decano di Harvard, a questo adesso si è aggiunto un altro personaggino, tale George Osborne, ex ministro delle finanze inglese. L'esecutivo della holding si fa sempre più fitto e i cavalli di razza non mancano di certo. Quindi, dal loro punto di vista, complimenti, cioè veramente complimenti, bravissimi, i principi del genio, se non fosse che ci passiamo di mezzo noi, perché sono quella roba lì, grazie a noi, ci hanno sabotato e continuiamo ad andarci in mezzo noi, va bene? Tra l'altro poi, ovviamente, anche grazie a un'importante attività pubblicitaria, un'importante attività editoriale, hanno i giornali, ecco, ancora oggi la gente è convinta che... non so come dire, Agnelli, Marchionne siano questi bravi e buoni imprenditori, come se gli imprenditori non facessero quello che fanno perché devono prendere, no? E infatti la collettività ne paga le conseguenze. Il valore aggiunto poi è che noi italiani non impariamo nulla. Di nuovo, 220 miliardi di euro, 30 anni di delocalizzazione di stabilimenti chiusi, di sputi in faccia, 30 anni di sputi in faccia, noi siamo lì col sorriso e ancora oggi c'è gente che dice: no, allora praticamente se tu non fai pagare le tasse agli imprenditori, anzi magari gli dai dei soldi, loro poi si comportano bene, sicuramente loro ci tengono alla collettività perché giustamente sono brave persone. E tra l'altro questo secondo me spiega perfettamente quanto sia finita la lotta di classe e quanto l'abbiano vinta i ricchi, perché nel momento in cui la working class impoverita e quelli fanno di tutto viene convinta che bisogna togliere le tasse ai ricchi, bisogna aiutarli, bisogna riempirli di sovvenzioni perché sicuramente in qualche modo poi anche loro ne beneficeranno, nonostante quelli, ma proprio esplicitamente li guardano, gli fanno: andate a cagare, li vogliamo morti, e loro ancora: no, dobbiamo aiutare questa povera gente, e votano persone che fanno in modo che questo accada. Beh, questo è un trionfo, cioè nel senso, complimenti. Ora, 11 anni fa Feltri, che mi rendo conto è Feltri, però scrisse un articolo sui 10 anni della morte dell'avvocato, ed è un pezzo molto severo. Scriveva: passato alla storia come re d'Italia non tanto per ciò che ha dato al paese quanto per ciò che ha avuto. Oppure, di lui si parla ancora: Gianni Agnelli è stato un grande, un grandissimo bluff, ed è giusto che venga dimenticato.
Sono parole dure. Parole dure in realtà di un tipo, in questo caso specifico, non così irragionevole. Questi qui ci volevano chiavare, lo hanno fatto, lo stanno facendo ancora oggi e lo fanno con la sabbia e nessuno dice niente. È una bestemmia prendersela con gli agnelli perché hanno una copertura mediatica pressoché totale. Tra l'altro poi, piccolo fatterello, i Savoia e gli agnelli sono molto vicini perché sono entrambi nobili, importanti proprietari terrieri, hanno a che fare appunto con l'esercito durante la prima guerra mondiale, ancora prima, entrambi di Torino, entrambe delle casate che hanno abbandonato il paese quando a quanto pare la cosa era più conveniente. Quindi squadra, grazie per avermi seguito anche oggi, vi ringrazio tantissimo, vi ricordo che potete trovare Verrano dalle pianure, il mio ultimo romanzo, qua sotto in descrizione, trovate tutti quanti i link, le fonti, potete anche lasciare qualche mi piace, qualche commento per poter appunto aiutare l'algoritmo, tutte quante quelle solite cose. Noi ci vediamo molto presto e come al solito, pizza out. Dio, che stanchezza! Ah, oh, è solo metà marzo!